225 persone tra scafisti, organizzatori e basisti arrestati soltanto nel 2021, centinaia negli ultimi 10 anni, tasselli di più reti transnazionali dedite al traffico di esseri umani, capaci di far girare milioni di euro, come confermato dagli investigatori di Europol, che da anni cercano di avvolgere il filo di un'enorme matassa. Si parte dai paesi di origine dei migranti, dove il primo tassello è il mediatore, un tramite tra chi vuole partire e il trafficante che organizza il viaggio. Poi ci sono i passeur e gli scafisti che accompagnano i gruppi via terra o via mare e che spesso sono scelti tra i migranti stessi per evitare di essere arrestati allo sbarco. Così non è per chi arriva con barche a vela dalla rotta turca, lunga e pericolosa, necessita di scafisti esperti, di solito ucraini, russi o turchi. Difficilissimo però farli parlare dell'organizzazione che li ha reclutati, è difficile operare in paesi dove non abbiamo giurisdizione. Mentre sul nostro territorio sono diverse le inchieste aperte o già chiuse. L'ultima della squadra mobile di Caltanissetta ha portato all'arresto di 18 tra italiani e tunisini accusati di trafficare esseri umani tra la Sicilia e la Tunisia. La base era nella masseria di un imprenditore italiano considerato uno dei capi dell'organizzazione. Le imbarcazioni partivano vuote da porti siciliani, caricate di migranti in Tunisia per ripartire verso la Sicilia. Costo del viaggio a persona fino a 5.000 euro, con grossi introiti per l'organizzazione. Spietati e disumani, gli indagati intimavano agli scafisti di gettare in mare i migranti se durante il viaggio si fossero presentati problemi.